È uno dei primi momenti di festa per Chiavari dopo l'alluvione, così il sindaco nel consegnare la cittadinanza onoraria all'artista Enrico Rava, un piccolo segnale di ripartenza che arriva dal comune dove si è riunito il consiglio in seduta straordinaria. Rava, triestino, residente a Chiavari da alcuni anni, jazzista di fama internazionale, è il primo a ricordare la notte dell'alluvione. Guarda, io ero in Polonia, quella sera lì mi telefona mia moglie, che invece era qui, mi ha detto: sai che sono alluvionate? Io non potevo crederci. Poi noi tra l'altro siamo in Viale Millo, dove l'epicentro, veramente non me l'aspettavo una roba. Difatti anche dopo che lei mi ha dato una descrizione, tipo che dalla finestra ha visto un fiume in Viale Millo, io ho detto: ma sarà un po' esagerata. Invece no, sono arrivato. È una città ferita, però per esempio in Caruggio si sono veramente rimessi in pista velocemente, e in più questi ragazzi meravigliosi che sono venuti a spalare, sono veramente, bisogna dargli a loro la cittadinanza onoraria. Enrico Rava riceve la cittadinanza onoraria per gli alti meriti artistici e professionali che lo collocano tra i più grandi musicisti jazz del nostro paese, si legge nell'attestato consegnatogli dal sindaco che prosegue, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e come tale ambasciatore della nostra città e di tutto il Tiguglio. A livello di cultura e di musica si fa abbastanza, c'è una rassegna di jazz che c'è durante l'estate, cosa ne pensi? Da quel punto di vista lì è abbastanza interessante, stanno succedendo delle cose, no? Per esempio questa rassegna è molto bella, e non solo, ma secondo me avrà un futuro, uno sviluppo futuro, perché ci sono dei progetti interessanti, quindi si cresce.